Eccellenza, allora prima di tutto ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti per il contributo che hanno dato. Vorrei intanto partire da una premessa che è la seguente. Al di là della mia personale convinzione che tutti noi che viviamo in questo momento sul continente Terra, diciamo così, dobbiamo preoccuparci della sostenibilità, perché questo significa avere la possibilità di lasciare qualcosa alle generazioni future che permetta loro di continuare a vivere su questo pianeta per molti anni. Perché se non ci preoccupiamo della sostenibilità, certamente non lasciamo alle generazioni che verranno dopo di noi un grande futuro. Quindi questa è la premessa generale, da cui io parto a livello personale, ma da cui posso dire parto come appartenente ad un governo, perché ogni volta che io intervengo anche nelle sedi internazionali, recentemente l'ho fatto anche a Milano al forum sull'agricoltura organizzato dal ministro Martina, il tema della sostenibilità è un tema ricorrente. La nostra presenza all'Expo deve avere un senso, anche se pensiamo ad esempio ad un'agricoltura che si possa ritenere sostenibile, che quindi debba essere sempre più attenta a come trattiamo i suoli in maniera che, ripeto, la coltivazione possa essere consentita ancora per decenni e decenni, possibilmente anzi per secoli e secoli. Ecco, detto questo, io auspico anche che il percorso di Agenda 21 possa certamente concludersi positivamente nel nostro Paese. Questa è anche la ragione per la quale come segreteria abbiamo molto insistito perché questo gruppo di lavoro potesse partire e in qualche modo ne stiamo assicurando il coordinamento. Quello che dicevo prima, che cos'è? Che sia per portare a termine il discorso dell'Agenda 21 che per l'adesione alla Carta di Aalborg, e qui consigliere Santi mi perdonerà, ma io devo precisare un'inesattezza che lui ha detto, il ruolo delle giunte di Castello come delle autorità locali negli altri paesi è fondamentale, cioè i sottoscrittori della Carta di Aalborg sono le giunte di Castello, cioè non è lo Stato a livello nazionale che può dire siccome San Marino è un paese piccolo l'impegno ce lo prendiamo noi, no, non funziona. Nella Carta di Aalborg i sottoscrittori devono essere le giunte di Castello per noi, perché sono le autorità locali. Allora è vero che in una realtà così piccola come la nostra, dove le giunte di Castello sono poco strutturate, nel senso che non hanno uffici sempre a loro disposizione, noi dobbiamo dare una mano per quanto possibile. Però a livello internazionale ci sono dei percorsi che poi presuppongono una presenza a livello internazionale, un impegno, una capacità delle nostre rappresentanze locali di riuscire a mantenere gli obblighi che vengono assunti. Questo fra l'altro è stato anche spiegato dal Presidente dell'Agenda 21 italiana, che è stata recentemente in visita in Repubblica. Io avevo già avuto il piacere di conoscerla nel dicembre dello scorso anno, che ha fatto presente questi concetti. Allora, qual è la mia unica preoccupazione? Le giunte di Castello stesse ci hanno pregato di poter effettuare una valutazione approfondita prima di innanzitutto decidere se aderire o meno alla Carta di Aalborg e secondo prima di stabilire esattamente che cosa un osservatorio sulla sostenibilità, che io mi auguro prima o poi possa nascere nel nostro Paese, dovrà fare e non dovrà fare. Le istituzioni pubbliche nel frattempo cosa hanno fatto? Hanno già previsto a breve la nascita della unità per la protezione dell'ambiente, quindi nascerà l'UPA, che dovrebbe essere questa unità che si preoccupa in maniera particolare, vorrei dire, della sostenibilità, quindi unendo tutti gli uffici che si occupano anche di monitorare dati che sono rilevanti ai fini della valutazione del processo di sostenibilità in ogni paese. Quindi tutto quello che noi come Stato dovremmo fare lo dobbiamo attuare, ma questi impegni per quanto riguarda la nascita degli osservatori non devono essere tutti o quasi in capo allo Stato, perché altrimenti l'idea che porta all'Agenda 21 o alla nascita di altri organismi o di osservatori in altre realtà non trovano una corrispondenza, perché questi osservatori o l'Agenda 21 nasce con l'idea che deve essere un processo di sensibilizzazione che dalla base sale fino alle istituzioni e non viceversa, cioè non sono le istituzioni che devono imporre o far capire queste cose alla base. Allora, noi per quello che possiamo fare, lo facciamo e lo stiamo facendo. Fra l'altro la mia segreteria ha anche acquistato un numero consistente di copie del libro Coltivare il futuro, l'abbiamo mandato in tutte le scuole, l'abbiamo dato a tutte le giunte di Castello, quindi noi per quanto possibile questa azione di sensibilizzazione cerchiamo di farla. Ma non dimentichiamoci che questi processi
di educazione alla sostenibilità e di osservatori devono nascere con una presenza ampia della società civile. Allora, quello che ho detto anche stamattina è questo, cioè intanto c'è a livello culturale, e qui certo le istituzioni possono fare, ma non può essere soltanto l'istituzione a livello più alto che lo fa, c'è un lavoro da fare, perché come è stato rilevato fra l'altro dai membri del coordinamento Agenda 21 al seminario a cui mi riferivo prima, se purtroppo negli anni noi riscontriamo che quando c'è un evento il numero dei partecipanti diminuisce anziché aumentare, vuol dire che probabilmente anche a livello di sensibilizzazione culturale da parte della base dobbiamo fare in modo che le cose funzionino diversamente. Allora, questo percorso che il gruppo di lavoro sta cercando di valutare fino in fondo dovrà servire a questo, cioè stabilire se serve proprio un osservatorio sulla sostenibilità, se lo vogliamo chiamare così o se lo vogliamo chiamare in altro modo, se l'agenda 21 dovrà avere funzioni in qualche modo tagliate a misura sul nostro Stato, e se comunque riusciamo con la partecipazione e il lavoro e il contributo di tutti coloro che possono darci una mano a strutturare una cosa che sia più possibile compatibile con le agende 21 che sono nati negli altri Stati. Ma certamente c'è la buona volontà da parte di tutti di raggiungere un traguardo significativo. Ecco, quello che il governo vorrebbe evitare è la duplicazione di organi o di osservatori che sono fatti per lo più dalle stesse persone o dagli appartenenti alle stesse istituzioni, che poi alla fine devono fare un lavoro quasi equivalente. Allora, siccome siamo partiti in maniera determinata per raggiungere obiettivi significativi per quanto riguarda il percorso di Agenda 21, dedichiamoci a questo, anche perché poi Agenda 21 significa anche lavorare sulla sostenibilità ambientale, che è un tema sulla quale dobbiamo sensibilizzare la cittadinanza di un paese sprecone, perché io lo dico in tutte le occasioni, noi siamo un paese sprecone che non è ancora abituato al discorso della sostenibilità. Per fortuna non siamo molti, ma siamo dei grandi consumatori di materie prime. Per quanto riguarda i rifiuti non siamo certamente fra i paesi più virtuosi al mondo, arriviamo sempre dopo in certi processi. Invece forse se noi facessimo un cammino culturale di un certo tipo, a certi processi potremmo arrivare prima di altri paesi, proprio perché siamo piccoli e quindi volendo certe cose da noi si potrebbero realizzare prima. Ecco, evidentemente sul piano culturale siamo ancora un po' indietro, perché dobbiamo dircelo, e leggendo il libro dedicato appunto alla sostenibilità che è stato recentemente edito dal coordinamento Agenda 21, questi dati emergono con grande chiarezza. Allora, questo è un percorso che certamente dobbiamo fare, la politica è impegnata a farlo e il governo lo vuole fare. Cerchiamo però di non parcellizzare l'impegno delle stesse persone, e quindi questa è l'unica ragione per cui noi riteniamo che al termine del lavoro di questo gruppo di lavoro, e appunto noi ci auguriamo che di qui al massimo all'autunno questo lavoro sia concluso e possa essere messo a disposizione delle forze politiche, valuteremo insieme quello che è lo strumento migliore. Allora, a quel momento vedremo che l'osservatorio sulla sostenibilità è lo strumento migliore, lo faremo. Ci dovrà essere un altro tipo di struttura? Vogliamo chiamarlo questo osservatorio diversamente e all'interno ci dovrà essere anche la sostenibilità? Certamente lo faremo. Però io, come ho detto stamattina, mi sentirei molto poco rispettosa anche dell'auspicio che viene dalle giunte in questo momento, andare a pregiudicare, già legandoci strettamente al contenuto di questa istanza d'arengo, su quelli che dovranno essere i compiti dell'osservatorio. L'impegno c'è, quindi voglio dire, il mio discorso rimane agli atti, quindi certamente l'impegno del governo c'è. C'è un impegno, come diceva il consigliere Cenci, a raccogliere i dati in questo paese in maniera sempre più sistematica. Noi lo vediamo in questo settore, ma in tutti i settori. Noi siamo partiti all'inizio della scorsa legislatura, dove i vari uffici fra loro non si parlavano, ognuno raccoglieva i dati in maniera diversa, non riuscivano neanche a collegarsi tramite computer. Allora è chiaro che vuol dire che questo paese nei decenni scorsi è stato abituato a lavorare per compartimenti stagni, poi c'erano ragioni diverse, c'erano esigenze diverse, erano momenti storici diversi, non lo so, sta di fatto che questo non è funzionale neanche all'autorità del governo, ma neanche quando come Stato ci dobbiamo rapportare con le organizzazioni internazionali, perché negli altri paesi nei decenni è stato fatto un percorso diverso, per cui gli uffici i dati li mettono a regime e riescono in qualche modo insieme ad avere un quadro, ad esempio, di tematiche del lavoro, fiscali, entrate IGR, impegni occupazionali,
impegni in termini magari di investimenti, noi facciamo ancora molta fatica come Stato a mettere a regime i dati. Quindi tutto questo certamente ci può servire e ci deve servire da stimolo per fare sempre meglio. Però, ribadisco, è una richiesta che ci viene anche dalla base. Cerchiamo di cercare di lavorare in maniera integrata per raggiungere i massimi obiettivi possibili, tenendo conto poi che le persone che lavorano e che sono impegnate in certi percorsi al momento non sono molte, sono poche. Allora facciamole lavorare bene per la realizzazione di determinati obiettivi, auspichiamo anche che in futuro le persone possano essere di più. Se saranno di più si potranno ripartire al meglio i ruoli. La struttura della pubblica amministrazione e delle segreterie di Stato certamente è pronta a dare una mano, ma non dimentichiamoci che questi processi, per come sono stati immaginati a livello internazionale, richiedono un grosso lavoro che viene effettuato dalla base, una grossa attività di volontariato, come effettivamente poi è servito per giungere all'elaborazione del testo. Quindi lo Stato può fare da supporto, ma questo tipo di processi non può partire dall'alto. Ecco, ci vuole una sinergia assoluta fra la base e le istituzioni. E credo che ognuno di noi, io lo ribadisco sempre, deve fare del suo meglio sul piano dell'esempio quotidiano che dà e del tipo di impegno che mette per far passare certi argomenti nel nostro territorio, per far capire che la problematica della sostenibilità certamente è un argomento chiave per garantire non solo il futuro del nostro Paese, ma anche la qualità della vita, anche la qualità della vita delle presenti generazioni. Perché se noi siamo attenti ai concetti di sostenibilità, viviamo tutti meglio. Perché non c'è bisogno di sprecare né le risorse, né le materie prime, dobbiamo utilizzare solo quelle che ci servono e dobbiamo cercare di vivere tutti in maniera di assicurare alle future generazioni un paese che sia in grado di proporsi anche come modello internazionale sul piano della sostenibilità. Grazie.
Invitiamo il Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente a dare lettura del testo dell'istanza in oggetto e a riferire in merito. Prego, Segretario Mularoni. Grazie, Eccellenza. I sottoscritti cittadini sammarinesi, regolarmente iscritti alle liste elettorali, anche nella loro veste di aderenti o simpatizzanti del coordinamento per l'Agenda 21 a San Marino, si pregiano di presentare alle loro eccellentissime reggenze la seguente istanza d'arengo. Affinché venga istituito entro l'anno 2016 un osservatorio sulla sostenibilità a San Marino, in grado di monitorare le condizioni economiche, sociali ed ambientali della Repubblica, costituendo una banca dati che contenga le principali informazioni necessarie a ricavare indicatori utili ad indirizzare scelte politiche improntate alla sostenibilità. In un momento di profonda crisi economica e sociale, come quella che sta attraversando San Marino, è necessario sviluppare con lucidità obiettivi condivisi e visioni future, adottando poi strategie di risposte efficaci per il loro perseguimento. Per realizzare ciò è indispensabile avere a disposizione strumenti oggettivi in grado di individuare obiettivi misurabili essenziali per definire gli scenari futuri che il Paese dovrà perseguire, il modello sociale ideale, il modello economico ideale, il modello ambientale ideale. L'Osservatorio della Sostenibilità dovrebbe rappresentare il cruscotto del Paese utilizzato dai decisori politici per guidare San Marino, col consenso informato e responsabile della cittadinanza verso uno sviluppo sostenibile. Dovrebbe costituire uno strumento utile per indirizzare la comunità sammarinese verso una responsabilità sociale condivisa, un orizzonte su cui le principali organizzazioni internazionali stanno operando per affrontare le sfide future. Contribuirebbe infatti a rafforzare una serie di indicazioni che già l'Agenda 21 e gli strumenti della democrazia deliberativa hanno affermato a livello europeo. Sperimentazione della codecisione e coprogettazione, prevenzione dei conflitti e promozione delle alleanze, rilevanza della reputazione, promozione delle reti di fiducia e di reciprocità, condivisione delle conoscenze e inclusione degli attori deboli. In altri termini, l'Osservatorio della Sostenibilità dovrebbe osservare mediante specifici indicatori le dinamiche sociali, economiche, ambientali, demografiche, politiche e culturali del Paese. Comunicare i dati raccolti, elaborati ed interpretati allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza delle istituzioni e della cittadinanza. Coinvolgere le componenti politiche e sociali per individuare strategie condivise e soluzioni attuative in grado di migliorare progressivamente il livello di sostenibilità del Paese. La ricerca fatta dal Coordinamento per l'Agenda 21 a San Marino per la pubblicazione del libro Coltivare il futuro, un osservatorio della sostenibilità a San Marino, ha evidenziato la fattibilità del progetto con costi relativamente bassi. Infatti la maggior parte dei dati necessari sono già raccolti dalla PA, si tratta di rielaborarli in modo appropriato. Con l'auspicio che le istituzioni vogliano accogliere la presente istanza, si porgono distinti ossequi, in fede seguono firme. Noi abbiamo fatto un approfondimento rispetto a questa istanza d'arengo e bisogna dire questo. È stata già approvata un certo tempo fa una istanza d'arengo che prevede in sostanza un forum che possa portare alla costituzione di Agenda 21 anche a San Marino. E fra l'altro fra i sottoscrittori di questa istanza d'arengo io non ho capito esattamente per quale ragione ci sono gli stessi sottoscrittori. Perché dico questo? Perché nel frattempo è stato attivato un percorso in particolare su impulso della mia segreteria e della segreteria di Stato agli affari interni, perché ha un rapporto con le giunte di Castello e quindi è quella competente a tenere rapporti con le giunte stesse, per arrivare a definire insieme alle giunte di Castello, che sono gli attori principali in ogni realtà rispetto alle esigenze di occuparsi di sostenibilità, al di là del lavoro che possono fare le istituzioni pubbliche a livello nazionale e centrale, ci sono infatti delle attività che sono portate avanti dalle associazioni locali certamente, ma anche dalle giunte di Castello e comunque dalle collettività diciamo, di livello più basso rispetto a quelle che sono le entità nazionali. Quindi, siccome questo lavoro è già iniziato, ci sono già state delle riunioni, i capitani di Castello stesso sono i primi a chiederci di poter approfondire fino in fondo quelli che siano, ad esempio, gli oneri relativi all'attuazione della Carta di Aalborg, quindi per valutare anche se come Paese siamo in grado di
aderire o meno, nel senso che poi aderire ad strumenti internazionali significa poi essere in grado di osservarli i relativi doveri. E siccome le giunte di Castello ci hanno chiesto proprio un pochino di tempo per approfondire tutti gli aspetti e nel frattempo ci sono delle riunioni in corso per valutare come il nostro Paese rispetto al tema della sostenibilità possa riuscire a coinvolgere tutti gli attori della società civile nella maniera più adeguata, noi riteniamo che questa istanza d'Arengo in questa fase non vada accolta, perché andremo ad interferire rispetto ad un lavoro e ad un impegno che le giunte di Castello stanno portando avanti e rispetto alle quali vogliono avere una parte attiva anche nella determinazione della fase successiva. Questa istanza d'Arengo infatti entra molto nello specifico anche rispetto a tutto quello che andrebbe fatto, a tutti quelli che sono i risultati. Si fanno anche delle valutazioni in parte non proprio corrette, perché si dice in sostanza, ad esempio, che la maggior parte dei dati necessari sono già raccolti dalla PA, andrebbero solo rielaborati. Ora, questo è vero fino a un certo punto, non tutti i dati relativi alla sostenibilità ad oggi sono già regolarmente raccolti e con sistematicità dalla pubblica amministrazione. Inoltre, non si comprende bene se questo osservatorio della sostenibilità, visto che qui si parla non solo di osservare con specifici indicatori tutte le dinamiche, ma anche raccogliere i dati, elaborarli, interpretarli allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ecco, non si comprende neanche esattamente poi quale tipo di impegno economico e anche organizzativo dovrebbe essere in capo allo Stato, cioè si tratterebbe di creare una struttura pubblica o qui ci sono poi persone che a titolo di volontariato si organizzano in un osservatorio e queste cose le fanno per spirito di volontariato. Allora, a noi pare che ci siano in questa fase, in cui c'è un approfondimento già in corso, ecco, e aggiungiamo anche, c'è un lavoro da fare con l'opinione pubblica, perché alcuni dei presenti in quest'aula, come me, erano presenti ad un forum che è stato organizzato poco tempo fa dalle giunte di Castello a discutere, alla fine eravamo solo noi. Ecco, allora, invece di creare tanti ambiti di discussione, visto che si è aperto quest'ambito di approfondimento che potrà portare o alla costituzione di una Agenda 21 a San Marino o eventualmente ad altre forme istituzionali, più o meno istituzionalizzate, con una con partecipazione fra pubblico e privato, un privato che magari ha soltanto il sostegno pubblico per l'organizzazione di una parte del lavoro, ecco, siccome siamo in questa fase di piena elaborazione di quelle che potranno essere gli obiettivi da raggiungere e anche le modalità per raggiungerli, noi riterremmo più opportuno lasciar lavorare tranquillamente questo forum che si sta vedendo abbastanza regolarmente e che immagino dopo l'estate riuscirà a concretizzare in maniera più strutturata il risultato a cui è raggiunta. E nel momento in cui questo lavoro sarà terminato, ovviamente noi informeremo tutte le componenti politiche presenti nell'aula del Consiglio Grande Generale e insieme decideremo a quel punto come attivare meglio delle forme di partnership fra istituzioni a livello, diciamo così, più alto, cioè di partiti politici, eventualmente di uffici pubblici e persone che, diciamo così, dalla base della società intendono dare un contributo per far sì che il discorso sulla sostenibilità possa innanzitutto raggiungere anche sul piano culturale un numero sempre maggiore di persone e affinché insieme possiamo individuare gli strumenti migliori per raggiungere questo obiettivo. Quindi apparirebbe forse poco comprensibile oggi, mentre stiamo lavorando per l'accoglimento di una istanza d'Arengo che era già stata appunto votata favorevolmente dal Consiglio Grande Generale ma ancora non aveva avuto attuazione e che assomiglia per alcuni aspetti a quello che è lo spirito dei proponenti la presente istanza d'Arengo e allo stesso tempo doverci dedicare ad un'istanza d'Arengo che dal nostro punto di vista potrà avere una considerazione migliore nel momento in cui tutti gli elementi saranno sul tavolo. Siccome c'è appunto l'istanza d'Arengo già precedente accolta, lavoriamo su quella, stiamo già lavorando, le giunte sono già coinvolte, il coordinamento Agenda 21 è già coinvolto, quindi all'interno di quel gruppo di lavoro ci sono anche i rappresentanti del coordinamento dell'Agenda 21,
ci parrebbe abbastanza improduttivo in una realtà piccola come la nostra, dove alla fine le persone che si impegnano per gli stessi temi, in particolare per questo, bene o male, sono poche, sono sempre le stesse, partire con un altro ente, con un'altra organizzazione e con un altro osservatorio. Quindi noi come governo riterremmo, e lo ribadisco, molto più utile non accogliere questa istanza d'Arengo, lavorare invece seriamente per approfondire le tematiche della sostenibilità nella nostra realtà con il massimo coinvolgimento di tutti coloro che si sentono di poter portare un utile contributo, e siccome c'è già un percorso avviato a seguito di un'istanza d'Arengo precedentemente accolta, non ci pare il caso di accogliere anche questa. Grazie. Grazie segretario Mularoni.